una tecnica molto efficace per gli sketch è quella della fusaggine con l'uso dei pastelli colorati. Questo ci dà grande libertà, perché si rimuove facilmente con la gomma, si sfuma e possiamo procedere anche in maniera pittorica, molto libera. Vale a dire, non dobbiamo fare un disegno molto definito e quindi possiamo partire anche con delle masse, con delle ombre che andremo poi a definire. Usando di piatto la fusaggine. Con lo spigolo possiamo tirare via dei segni e questo non ci compromette perché possiamo ancora andare a cercare la forma. Quando cominciamo a vedere qualcosa possiamo rinforzare, vedere, abbozzare delle ombre, andare a cercare delle linee. Diciamo che il processo è dal poco definito al definito, mentre con altri strumenti come la matita andiamo sempre a cercare la linea, il contorno. Qui possiamo essere anche vaghi, ottenere delle atmosfere nebbiose, fuori fuoco. Poi sempre per taglio possiamo anche definire dall'esterno. In questo modo possiamo anche chiarirci strada facendo sulle masse, sui volumi e quindi sui contrasti, luci e ombre. Se non abbiamo ancora le idee chiare su come definire la luce, possiamo anche passare a una fase in cui andiamo a sfumare quello che abbiamo fatto con un pennello, rimane molto localizzata la sfumatura. Se invece vogliamo fare un qualcosa di più aggressivo, possiamo usare un panno o della carta e otteniamo questo sfumato molto atmosferico. Dopo questo possiamo cominciare a lavorare sia con la gomma, pulendo dall'esterno. Con la gomma possiamo ripulire qualcosa, tirar fuori qualche forma,
in chiaro. Anche qualche luce sul volto. Possiamo usare la gomma come se fosse una matita. Possiamo rinforzare delle luci con il pastello bianco. Sfumarlo un po' con il pennello, questo. Per attuirne un po' l'impatto. E al contrario rinforzare anche, adesso che è un po' più chiara la disposizione delle luci e delle ombre, rinforzare degli scuri. Col pennello possiamo sempre ammorbidire dei segni troppo evidenti. Poi possiamo anche intervenire con dei colori, fare un monocromatico virato. In realtà possiamo anche intervenire con dei colori pastello. Decidiamo che questa luce invece che bianca la facciamo diventare dorata.
solo in alcuni punti, senza esagerare. Anche qui possiamo andare avanti con dei passaggi intermedi di fusione. E poi nuovamente di dettaglio, così su quella base lo squillo di luce spicca. Così via, possiamo farlo anche localmente con un pennello più piccolo e volendo possiamo continuare anche con altri colori se vogliamo rendere il tutto più colorato. È una tecnica molto semplice, non ci dà ansia perché non ci sono acque che colano, possiamo tranquillamente gestire, si rimuove facilmente, come abbiamo visto con la gomma, con lo sfumino. E dà un buon risultato per uno sketch rapido. Poi possiamo sempre rinforzare delle cose, sempre quando abbiamo più chiarezza dell'immagine. La stessa cosa possiamo fare anche con le matite, per essere anche più precisi. Raggiungere dei punti più difficili. Questa è una buona tecnica per ottenere un effetto rapido e d'impatto, che spesso chiarisce in fase di progettazione per i bozzetti.